La giunta regionale, su proposta dell'assessore alla salute Nicoletta Verì, ha approvato la proposta di legge sulla reingegnerizzazione della rete ospedaliera abruzzese, con l'obiettivo di migliorare e potenziare la funzionalità del sistema. Il provvedimento, che ora sarà inviato ai ministeri affiancanti per l'approvazione preventiva, verrà successivamente trasmesso al Consiglio regionale per l'esame e l'approvazione definitiva. Nel rispetto del tetto massimo consentito dagli standard, è stata poi definita la dotazione aggiornata di posti letto, per un totale di 4.912 tra pubblico e privato, di cui 4.015 per acuti, 624 per la riabilitazione e 273 di lungo degenza. L'organizzazione ospedaliera invece prevede la programmazione di 220 unità operative complesse e di 287 unità operative semplici e dipartimentali, sempre nel rispetto degli standard di legge. Abbiamo presentato la reingegnerizzazione della rete ospedaliera della nostra regione, che porta un aumento di posti letto sia nella forma acuta ma anche nella forma cronica, in modo particolare anche per la lungodegenza. Nonostante questo aumento, abbiamo anche valutato bene quelli che sono i parametri del DM70, dove abbiamo dato una valutazione diversa, è stato ampiamente motivato, così come la possibilità di tenere aperto il punto nascita di Sulmona e far diventare Sulmona ospedale di base, oppure altri presidi ospedalieri che devono tenere aperto il pronto soccorso H24, quindi il tutto è ben documentato sia riguardo al discorso tempo spaziale, quindi penso che da parte del Ministero ci sarà senz'altro un'osservazione in maniera positiva. La programmazione regionale prevede la seguente classificazione dei presidi: 4 ospedali con funzioni di DEA di secondo livello per le reti tempo dipendenti, L'Aquila e Pescara per la rete stroke e per la rete politrauma a trauma maggiore, Chieti e Teramo per la rete emergenze cardiologiche estese, 4 ospedali di primo livello, Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, 6 ospedali di base, Ortona, Popoli, Penne, Atri, Giulianova e Sant'Omero, 2 presidi di area disagiata, sede di pronto soccorso, Castel di Sangro e Atessa. Nella nuova programmazione regionale sono state inserite modifiche anche per i presidi di Tagliacozzo, Pescina e Guardia Grele. A Tagliacozzo sono previsti 52 posti letto di riabilitazione per il recupero delle capacità motorie e per la riabilitazione cardiologica e polmonare. A Pescina vengono programmati 20 posti letto di lungodegenza a supporto dell'ospedale di Avezzano, così da far fronte al sovraffollamento dei ricoveri di pazienti con cronicità, oltre a 2 moduli, ognuno di 15 posti letto, per l'ospedale di comunità. Guardia Grele, infine, diventa polo del policlinico di Chieti con 10 posti letto per le acuzie, di cui 5 in medicina e 5 in geriatria, e 8 posti letto per la lungodegenza, oltre a un servizio di psichiatria. Nella programmazione inoltre sono previste le emodinamiche a Vasto ed Avezzano, mentre viene mantenuto aperto in deroga il punto nascita di Sulmona. Apriamo invece finalmente una stagione di rilancio della sanità pubblica, della sanità nel suo complesso, ed è importante perché erano almeno un decennio che questa rete non veniva toccata e nessuno aveva avuto la forza o il coraggio di farlo, anche di affrontare le inevitabili discussioni sui territori, ma credo che abbiamo prodotto un documento importante, equilibrato, e spero che la maggioranza e il Consiglio possano presto approvarlo e farlo diventare legge.